Allora, in qualità di presidente di questo pomeriggio di presentazione di questa importante opera, do la parola al nostro ospite, Sua Eccellenza, il Presidente del Senato, dottor Grasso. Caro ambasciatore Li Ruiu, cari professori, cari amici, ho davvero grande piacere di ospitare in questa sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la presentazione di questo nuovo volume della collana Diritto Cinese e Sistema Giuridico Romanistico, Leggi Tradotte della Repubblica Popolare Cinese, curato da Laura Formichella e da Enrico Toti. L'iniziativa editoriale è stata avviata nel 2000 nell'ambito di un più ampio programma di diffusione in Italia da conoscenza del diritto cinese ed è, devo dire, l'unico esempio tuttora di traduzione di carattere scientifico di leggi cinesi in italiano con testo a fronte. Oddio, per chi non conosce il cinese non aiuta molto il testo a fronte. Però per chi lo studia è utile anche riuscire a seguire, a imparare attraverso il testo a fronte. Dopo i precedenti volumi sui contratti, sui diritti reali, sulla società, sui marchi, brevetti, diritto d'autore, sull'ambiente, ecco, la pubblicazione di questo nono volume dedicato alla legge sulla sicurezza alimentare testimonia in maniera emblematica i progressi compiuti nel nostro Paese, nello studio e nella divulgazione della legislazione cinese. La collana offre un contributo di fondale importanza ai fini non solo della comparazione giuridica e della ricerca scientifica, ma anche della conoscibilità stessa delle obbligazioni giuridiche da parte di tanti imprenditori, professionisti, consulenti, che contribuiscono ad aumentare e a sviluppare gli scambi, le relazioni economiche tra Italia e Cina. È uno strumento molto utile anche per le imprese. Le barriere che gli imprenditori incontrano all'ingresso di un paese non sono solo doganali, sono anche quelle giuridiche, amministrative, culturali, linguistiche che molto spesso ostacolano o ritardano l'inserimento nel tessuto produttivo cinese. E quindi i rapporti fra il nostro Paese e la Cina vivono in questo momento una nuova e rigogliosa fase. Le visite istituzionali reciproche offrono una chiara rappresentazione della dimensione e della saldezza delle relazioni che intercorrono tra i nostri paesi. Io ricordo ancora con grandissimo piacere la mia visita nella Repubblica Popolare Cinese, che è stata seguita poi da quella del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal Ministro Gentiloni, dal Presidente del Consiglio Gentiloni. È una delle direzioni strategiche più importanti del futuro dei nostri rapporti attiene allo strutturale coinvolgimento italiano nelle nuove vie della seta, oppure nello slogan una cintura, una strada. Ci sono una molteplicità di rapporti economici, politici, culturali, tecnici, giuridici. E il contributo che l'Italia può fornire al diritto e all'economia cinese si declina a sua volta in una molteplicità di ambiti, tra i quali sta acquistando una grande importanza appunto la sicurezza alimentare, un settore che a partire dal 2009 ha conosciuto in Cina un processo di profondo rinnovamento. Del resto il 12° piano quinquennale cinese che si è concluso nel 2015 includeva fra i suoi principali obiettivi proprio l'incremento degli investimenti stranieri nell'agricoltura, al fine di assicurare una migliore qualità e sicurezza degli alimenti, è stato oggetto di numerosi accordi, di cui appunto protagonisti sono stati i
la Cina e l'Italia, che è un paese produttore di alimenti di qualità, con tecnologie di avanguardia. E mi piace ricordare, proprio perché riguarda la mia terra d'origine, il recente accordo sull'esportazione degli agrumi di Sicilia. E in questo specifico settore il legislatore cinese ha tratto ispirazione dal sistema di allarme rapido europeo, che adottando sin dall'inizio una interpretazione molto ampia del concetto di sicurezza alimentare, riferendolo a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e poi della distribuzione dei prodotti alimentari. E questa circolarità nelle risposte legislative rispetto ai bisogni reali di tutela del consumatore in un'epoca di commerci globalizzati è un risultato certamente di primario rilievo per la cooperazione commerciale tra i nostri paesi, anche rispetto alla dimensione del mercato unico europeo. Alla globalizzazione dei mercati e alla globalizzazione delle minacce anche di carattere criminale noi dobbiamo opporre, come spesso mi sono trovato a ripetere, la globalizzazione della legalità e la globalizzazione dei diritti fondamentali. Penso in questo caso al diritto inalienabile di ogni persona alla salute, alla tutela individuale e collettiva dell'ambiente, alla vita e appunto all'ambiente visto sotto il profilo ecologico. Sono certo che questa collana costituirà uno strumento non solo di conoscenza e divulgazione, ma anche di promozione di una più matura cultura della legislazione, attenta alle ricadute globali nelle scelte sovrane di ogni paese. E io quindi ringrazio ancora una volta i curatori del volume, Laura Formichella ed Enrico Toti, per la passione e l'impegno che da anni dedicano allo studio del diritto cinese. Io sono particolarmente orgoglioso del prestigio che ho accertato personalmente in Cina, che i due studiosi hanno saputo conquistarsi presso le università, le istituzioni cinesi, dalle quali vengono giustamente considerati veri e propri ambasciatori del diritto fra Italia e Cina. Quindi ringrazio l'ambasciatore Li Ruyu, i relatori che parteciperanno alla presentazione del volume e auguro a tutti buon lavoro e mi scuso sin d'ora se altri impegni non mi consentono di seguire il seguito, appunto, di seguire le relazioni che saranno certamente interessanti. E ancora una volta grazie. Vorrei invitare l'ambasciatore a dare un saluto. Onorevole Presidente Grasso, signore e signori amici, buongiorno a tutti. Sono molto lieto di prendere parte alla presentazione di oggi. Grasso议长发表了很重要的讲话，我也非常感谢他对中医关系的良好发展的积极的这个赞赏，也感谢他对中医立法。 Presidente Grasso ha appena fatto un discorso molto significativo e molto importante. Vorrei ringraziare il Presidente Grasso e tutti i colleghi presenti per i vostri sforzi per la cooperazione nell'ambito della legislatura tra Cina e Italia. 中印两国关系可以发展得更好，中印两国在各个领域里面的合作
Credo che con gli sforzi congiunti di tutti noi tra la Cina e l'Italia, la cooperazione nell'ambito della legislatura, anche la cooperazione in vari settori, possano avere ulteriori progressi. Abbiamo due antiche tesi cinesi, uno è per il popolo il cibo è come il cielo, altro è le malattie entrano dalla bocca. Queste parole mettono in luce l'importanza che la sicurezza alimentare aveva nella cultura cinese. I cinesi hanno sempre tenuto in grande considerazione la sicurezza alimentare e si interessano costantemente al rafforzamento dei controlli. Nella recente revisione della legge cinese sulla sicurezza alimentare sono stati formulati i principi di prevenzione, gestione dei rischi, controllo e governo. Si vuole fondare un sistema di controllo rigoroso che copra tutta la filiera. Si potrebbe parlare della legge cinese sulla sicurezza alimentare più rigorosa della storia della Cina. Questo è un importante passo di un lavoro sulla sicurezza alimentare che la Cina sta compiendo sulla via della legalizzazione. Questa legge cinese sulla sicurezza alimentare imporrà obblighi rigidi agli ispettori e ai professionisti del settore alimentare. Le sanzioni saranno severe per tutte le imprese che infrangeranno la legge. I costi per la violazione della legge verranno alzati, gli obblighi di legge saranno maggiori e le imprese non potranno ne vorranno mettere alla prova la legge. 政府呢要增强监管职能，由食品药品监管部门统一，集中监管。政府监管行为、执法行动呢，做到标准、程序、结果三公开。对于市值、读者的监管部门，实行最严重的、严肃的问责；对违反罪的检验机构，实行最严格的追责。 Il governo cinese rafforzerà le funzioni di ispezione che verranno condotte congiuntamente dal Dipartimento per il controllo alimentare e farmaceutica. L'azione di controllo e di attuazione delle leggi del governo renderà trasparenti gli standard, le procedure e i risultati. Sui dipartimenti e gli organi preposti all'ispezione e al controllo che non attempiranno correttamente ai loro doveri, o che non rispetteranno la legge, graveranno grandi responsabilità. 公众呢要发挥协同共治作用，鼓励行业协会强化行业自律，支持新闻媒体开展理性的舆论监督，引导民众呢参与积极参与监督，形成全社会有序参与的共治格局。 Il pubblico deve favorire la cooperazione affinché si governi assieme, favorire il rafforzamento dell'autonomia professionale delle associazioni industriali, sostenere lo sviluppo razionale di un'opinione politica attraverso i media giornalistici e incoraggiare e guidare la popolazione a partecipare attivamente ai controlli e creare un sistema di co-governo ordinato lungo tutta la società. 这部食品安全法的一些规定与意大利现有的食品安全体制有不少相似之处，比如中国食品的全程监管制度与意大利的食品质量来源
Alcuni provvedimenti presenti nella legge cinese per la sicurezza alimentare presentano diversi punti di contatto con il sistema di sicurezza alimentare attualmente vigente in Italia. Ad esempio, il sistema di controllo della filiera alimentare cinese e il sistema di controllo della provenienza e della qualità dei prodotti alimentari italiani sono ambedue sistemi che portano in tavola i prodotti della terra e pongono nelle mani dei gestori della produzione alimentare la grande parte della responsabilità. In questo è evidente il grande potenziale di cooperazione legislativa possibile tra Cina e Italia nell'ambito della sicurezza alimentare. 前天呢，你总理呢不久前赴华出席了“一带一路”国际合作高峰论坛。那么在这个期间呢，两国政府共同制定了中国和意大利关于加强经贸、文化和科技合作的行动计划，其中明确提出要加强食品安全合作。食品安全法意大利文版的发布，在加强中意食品安全立法交流方面做出了积极的贡献。下个星期，驻意大利使馆还将与 路易斯大学合作举办一场关于中意食品安全管理与立法对比的研讨会，欢迎在座的各位呢积极的关注。 Il primo ministro Gentiloni ha di recente preso parte al Belt and Road Forum for International Cooperation. In tale occasione, i due paesi hanno stipulato congiuntamente il piano operativo per il rafforzamento della cooperazione economico-commerciale, culturale e tecnologica tra Cina e Italia dal 2017 al 2020. All'interno di questo piano è stata menzionata anche la cooperazione nel rinforzo della sicurezza alimentare. La pubblicazione di una edizione italiana della legge sulla sicurezza alimentare ha donato un contributo positivo alla comunicazione legislativa tra Cina e Italia riguardo questa tematica. La settimana prossima l'ambasciata cinese condurrà assieme all'Università Louis un seminario sul dialogo tra Cina e Italia della legislazione e della gestione della sicurezza alimentare. Vorrei invitare tutti i presenti a partecipare. 朋友们，中国法和罗马法体系意大利文版的编译工作已进行了近二十年，是中意立法领域交流的一项重点工作。食品安全法意大利文版的发布，标志着这项工程迈出了重要一步。意大利与翻译建造中国法律，体现了意方对中国法律体系建设的关心和对两国立法交流的重视。我们对此呢表示赞赏，也感谢呢 I lavori di traduzione e di edizione della versione in lingua italiana, diritto cinese e sistema giuridico umanistico stanno per compiere di circa 20 anni e rappresentano un progetto importante per lo scambio legislativo tra Cina e Italia. La pubblicazione dell'edizione italiana della legge sulla sicurezza alimentare testimonia un altro importante passo di questo progetto. La traduzione e la presentazione della legge cinese dimostra interesse italiano per il sistema legislativo cinese e l'importanza dello scambio legislativo tra le due nazioni. E noi ci teniamo a esprimere il nostro apprezzamento. Vorrei ringraziare particolarmente ai giuristi che hanno contributo a questa colonna. 当前，中国正在全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义治国家。法律是治国之重器，良法是善治之前提。建设中国特色社会主义法治体系，必须坚持立法先行，发挥立法的引领和推动作用，抓住提高立法质量这个关键。我们愿以意大利立法机构和法律界人士 继续开展交流与合作，为中意两国的立法建设做出更大贡献。谢谢大家。 Attualmente la Cina sta promuovendo una forma di governo fondata sulla legge, il cui obiettivo finale è l'edificazione di un sistema legislativo di governo socialista con caratteristiche cinesi. Edificare una nazione socialista governata dalla legge.
La legge è uno strumento fondamentale per il governo di un paese, mentre una buona legiferazione è la premessa per il buon governo. Per creare un sistema legislativo socialista a caratteristiche cinesi è importante dare la precedenza alla legiferazione, promuovere la sua funzione di guida e sostegno e comprendere l'importanza di migliorare la qualità della legislazione. Desideriamo sviluppare gli scambi e le cooperazioni con gli organi legislativi e le personalità legate al mondo legale italiano per poter contribuire ampiamente alla legislazione delle due nazioni. Grazie a tutti. Signor ambasciatore Li Ruiyu, signor ambasciatore Bradanini, signor ambasciatore Iannucci, signore e signori, buonasera, benvenuti. Vorrei innanzitutto ringraziare il professor Schipani e i colleghi Formichella e Toti per l'invito a presiedere questa presentazione, un invito che mi ha molto onorato e che purtroppo ho potuto accogliere solo parzialmente, perché avevo un pregresso impegno a Milano che mi consentirà di rimanere solo per una prima parte, avendo iniziato in ritardo, sarà solo una presentazione, poi lascerò la presidenza al professor Schipani. Il tema della sicurezza alimentare, sebbene emerso con una sua autonomia solo di recente, è già sistema. E lo è nel senso più contemporaneo del termine, ossia è sistema complesso, segnato dall'intreccio di profili privatistici e pubblicistici, nazionali e sovranazionali, e per il caso cinese, dai rapidissimi processi di modernizzazione del diritto di quella che è la potenza globale per eccellenza. La legge sulla sicurezza alimentare è uno snodo centrale del processo di modernizzazione giuridica cinese. In essa vediamo riflesse le dinamiche della circolazione dei modelli stranieri, sempre più in competizione fra loro per conquistare il predominio nel nuovo diritto cinese. Vediamo riflesso il tema dell'aggancio delle regole tecniche con i grandi concetti del diritto, in particolare del diritto privato, progressivamente ridisegnato negli ultimi 15 anni. Attraverso questa legge seguiamo anche il tracciato tortuoso ma in progress della costruzione di un nuovo rapporto fra cittadini, potere politico, potere economico. Modelli di civil law e common law, di diritto uniforme e sovranazionale, caratteristiche cinesi, appena menzionate dal signor ambasciatore, questi sono gli ingredienti principali della legge cinese sulla sicurezza alimentare. Drammaticamente sollecitata nella sua prima versione del 2009 dallo scandalo che tutti ricordiamo del latte sofisticato con la melamina, e rivista nel 2015 al fine di un perfezionamento della sua disciplina e di una sua maggiore effettività. Dei contenuti di questa legge parleranno gli autorevoli colleghi qui convenuti. Io vorrei solo ricordare ancora una volta che la traduzione di questa legge è parte della serie Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, un'opera di traduzione che sotto la sapiente guida del professor Sandro Schipani viene portata avanti dal 2002, quando è apparsa la traduzione della legge sui contratti, la prima delle grandi leggi che hanno riscritto il diritto privato cinese. Anche quella traduzione era curata da Laura Formichella ed Enrico Toti, che con grande serietà e impegno portano avanti la ricerca sul diritto cinese contemporaneo. La traduzione del diritto non è semplicemente una questione di lingua, tantomeno è una questione di tecnica traduttologica. Ne abbiamo continuamente prova già solo a casa nostra, quando constatiamo, non senza sorpresa, che le parole contratto, contract, contrat, o proprietà, property, proprietà, sebbene siano assonanti e abbiano la stessa radice semantica,
non esprimono gli stessi concetti giuridici e non possono essere usate sic et simpliciter come traduzione le une delle altre. Se a casa nostra, entro una medesima tradizione giuridica, esistono questi problemi, figuriamoci quando devono essere tradotti concetti e termini elaborati dall'altra parte del mondo, scritti in una lingua non alfabetica, una lingua che è un sistema di segni appartenente a un universo culturale millenario. Anche se il diritto cinese contemporaneo è in buona parte, almeno nella sua componente legislativa, un diritto fortemente segnato dai modelli occidentali, la lingua di questo diritto trasmette ad esso connotazioni uniche ed è solo con un accuratissimo e complicatissimo lavoro di traduzione culturale oltre che tecnico che arriviamo a conoscerlo meglio. Grazie dunque ai traduttori, grazie al professor Schipani per avere consentito questo più importante, questo migliore, più profondo avvicinamento al diritto cinese. E ora ho il piacere di passare la parola alla professoressa Sun Zhenzhuan dell'Università del Popolo di Pechino, la Renmin University, una delle università più importanti del panorama cinese. La professoressa lavora nel Centro per il Coordinamento e l'Innovazione nella Gestione della Sicurezza Alimentare, quindi un centro focalizzato, dedicato a queste tematiche, ed è di diritto che le spetta la parola come prima relatrice a questa presentazione e io mi spiace molto, vi ho appena salutato, me ne devo già andare, ma sarò idealmente con voi. Grazie a tutti. Good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry for my speech in English, but I do enjoy the Italian and the Rome. And I worked in Renmin University because we have a center for food safety governance and worked with the China FDA, which is a competent authority for food safety regulation in China. So our purpose is to promote the food safety regulation in China by teaching, training, and some research program. And actually, this is my second chance in Italian, in Rome, to do some work about exchange the food safety regulation in China. Last year is exchange with the Ministry of the Agriculture, and this year is with the Senate. It's really appreciated for the opportunity. And as mentioned by our ambassador, China have done a lot of effort to promote the food safety regulation, especially the legislation. So I will address the three aspects for your interest in to know more about food safety regulation, especially the legislation in China. The first one is about the principles. As mentioned before, we have some principles about prevention, process-based regulation. And what I would like to mention is what we call in China the social governance, or sometimes we call co-governance, because we have the food safety, the first food safety law in China is 2009, but we revised it very quickly in 2015, because we have noticed that the regulation of food safety is not only responsibility for the government. It's a shared responsibility among the multiple stakeholders, including the food producers, the media, the public. So we developed this so-called social governance in China. To promote the social governance, we not only make the rules, but we also take advantage of the information. For example, in 2015, after the revision, we introduced the risk communication. That means the government, the media, the scholar like me can do the communication with the public to let them know what food safety is, what has been done by the government to assure the food safety, something like that. Also, in China, currently, we are constructing what's so-called the
China credit or credit China, that means we're not only concerned about the quantity of our product, but also the quality of the product. So we care about our reputation. And based on that, we use the so-called the shame list or the black list to publish the food companies who do not respect the law to let the consumers choose the bad food producers. And this is the pretty simple introduction. The second one, I may talk some specific topics for your interest in to promote the exchange about the culture, maybe the food business. And several specific topics like last year, first one is about the novel food. In China, the regulation of the novel food is based on the European example. And last year, the regulation in the European about the novel food law has changed to simplify the procedure for approval. So this year, the department in China is the Ministry of the Health take the responsibility for the novel food regulation. So currently, they are considering how to simplify the procedure in China for this kind of food. And the European is a case. And the second one is about the online food. We know currently, maybe if you have the experience in China, it's very easy to buy everything from the internet, including the food and the meals. So the China, our director from the China FDA always said we are very proud. China is the first country in the world to making the rules about online food regulation. And I also know the Italian is also the first country in the world to sign a contract with Alibaba to promote the online food the Italian food shopping online in China. And also, when I know today there's a lot of professor, the law professor from the civil law, that may be interesting point for you. In China, we had imposed the responsibility for the platform like the Alibaba, like the Taobao, to make sure food is safe when they selling on the internet. And one tools to promote this platform responsibility is the tort liability. They can be responsible or liable for the food shopping through their platform. And maybe it's very interesting for you to study this tort liability for the platform in China. And another very interesting topic is about the special food. After this revision, we put together three kind of food we call special food. The first one is the infant food. The second one is the health food. The third one is the food with the special medical purpose. And all this kind of food has a big market in China. If you would like to export food to China, this will be very important revision in this new legislation. And also, to promote this regulation in China, the China FDA has set up a new independent, a new internal department under the China FDA to take the responsibility for register of this new kind of product. And this is the second part I would like to address about some topic in China. And the third part is what I would like to address is the challenger in food safety regulation in China. Maybe we have some Italian experience for promote this part in China. The first challenge in China is to regulate the small business for food in China. In China, we had nearly 70% of the food companies or food restaurants is a small one. And currently, the responsibility for regulating the small food in China is the local government. It is really, really a challenge in China because the regulation of this small food should balance the different interests, like the food safety, of course, is priority, but also should care about the convenience of food shopping, the local culture, food culture, and also some local economic development. So it's the challenge for the local government. When I work around in Rome or other
cities in Italy. I also found there are a lot of small restaurants, but very beautiful. So how do you make sure the small food companies or small food restaurants are safe in Italy? It will be very important experience for us. And the second challenge is from the traditional food. I think one thing in common between Italy and China is the food culture and the traditional food. But with the modernization of the food production, we are lost a lot of food culture, local culture in China. So I always work hard to call for how to protect this traditional food. And the last year, we are translating a book called The European Food Law. Is edited by Italian professor Alessandro Bisnini. He is also here. And a lot of works by Italian professors to promote the European food regulation in China. And the one chapter is about the Italian experience to regulate the traditional food. There will be a special legislation in Italian to promoting and promote the traditional food. And I think this is also very interesting experience or case study for China to learn how to protect our traditional food. And the last the challenger is the food fraud, or what we always call in China food safety fraud. Currently, there's a lot of food fraud motivated by the economic motivation, what we call the economically motivated food fraud in all of the world. It's a challenge, global challenge. And currently, the China FDA was making a rule in China to fight against the food fraud, especially food safety. But what food fraud is? What's the relationship between the food quality fraud and the food safety fraud? This is something under the discussion. We don't have the answer, but we work hard for that. And just in 27th, we have the conference with the professors from American, also from the Italian, to learn the experience from each other. Because I also know in Italian, the famous know the wine product, the cheese product, also have the problem of the food fraud. So this is the part we can work together to promote the food regulation between each other and all of the world. And with this point, I do think food safety regulation or food quality regulation will be will continue to be a very important issue over the world and in China and in Europe and Italy. Personally, I worked for food law for 10 years, so I do appreciate the translation of the food safety law in Italian to make the possible maybe the cooperation between us, between China, Italian, and to give the world a beautiful world, the food, the beautiful food in the world. Thank you for that. Ringrazio molto la professoressa Sun per questa relazione in cui ha toccato alcuni temi fondamentali, in primo luogo la prevenzione che viene cercata appunto da parte della politica legislativa cinese e l'importanza della qualità del cibo, per cui la Cina disciplina ora anche non solo i grandi produttori, ma sta attenta, o intende appunto essere più attenta anche al momento terminale della elaborazione del cibo che viene appunto effettuata anche da una miriade grandissima di piccoli operatori economici. La ringrazio quindi molto e do la parola con grande piacere al collega Masini dell'Università di Roma Tor Vergata, università alla quale sono e rimango molto legato. Prego. Il professore, il collega Masini è di diritto agrario, quindi coglie un altro segmento, diciamo, della tematica che stiamo esaminando. Grazie professore, buongiorno signor ambasciatore.
Il compito di fornire una sistemazione breve ma adeguata della legge si scontra subito con un ostacolo al quale è stato anche accennato, quello di collocare il materiale normativo in un contesto concreto, perché ogni proposizione giuridica, come sappiamo, non esiste soltanto nell'astrattezza del suo contenuto positivo, ma vive in uno spazio, in un tempo, a contatto con una comunità, in un inevitabile attrito con l'esperienza. Il tema del linguaggio richiama la considerazione che ogni concetto, nel suo clima culturale, possa assumere dei significati diversi, variare. Questa difficoltà risulta smussata, anch'io mi unisco alla lode per i traduttori, da un lavoro complesso di conoscenza e anche per l'occasione di aver fornito da parte dei redattori e traduttori una precedente versione a cui fa riferimento anche nella contabilità degli articoli che nel transito da un numero inferiore di 104 previsioni a 154 articoli presenta una ampiezza che ci esonera da una descrizione di dettaglio, anche semplicemente mettendo in evidenza un profilo che trasforma il modo di guardare alla legge, che attiene al cambio di denominazione del capitolo 1, in precedenza rubricato disposizioni generali e ora principi generali. La formulazione per principi ci costringe a non fermarci alla puntualità delle regole, sposta l'interesse a dover leggere in una cultura e tradizione giuridica diversa criteri di giudizio socialmente condivisibili, indici di valori radicati nell'esperienza sociale, capace di orientare quella prospettiva peculiare all'analisi giuridica. E dunque definire un campo visivo omogeneo all'attualità del sistema di organizzazione e di relazione tra gli ordinamenti in cui pure si parlano lingue diverse, ma che sono capaci di fondare strumenti e meccanismi tendenzialmente condivisi per quanto riguarda la tutela della salute, il funzionamento del mercato, facendo della sicurezza un bene pubblico globale. E questo modo di procedere consente anche di dare una risposta a un precedente interrogativo proprio della logica comparatista e sollevato in un risalente convegno di diritto agrario d'un maestro Tullio Ascarelli, il quale diceva che se si vuole comprendere fino in fondo qualsiasi materiale dal punto di vista dell'analisi comparata, noi dobbiamo renderci conto di quello che è il problema sociale risolto dai vari istituti giuridici, perché a volte sotto il velame di istituti identici si nascondono problemi diversi. Vediamo geograficamente contemporanee epoche storicamente diverse. In realtà, con riguardo alla sicurezza alimentare, il momento sociale della realtà giuridica, tanto nell'ordinamento europeo quanto in quello cinese, trova piena coincidenza. In modo del tutto inedito sono state le vicende a noi note, si ricordava il latte alla melanina, la mucca pazza, i polli alla diossina e quant'altro, a costituire una precondizione materiale alla specifica adozione di un apparato destinato a rispondere a percezioni e bisogni assimilabili, tanto nell'ordinamento europeo quanto in quello cinese, sicché la legge della Repubblica Popolare possa rappresentare per noi una frontiera, ma allo stesso tempo anche un ponte per rendere esplicita la centralità che il rapporto tra scelte ideologiche, assetti organizzativi, valori emergenti propone di replicare in base ad una ineludibile connessione ad una serie di premesse condivise. Si potrebbe poi a questo punto parlare appunto degli istituti comuni a partire dall'analisi del rischio, ma il tempo chiaramente non ci è amico. E allora più in generale possiamo dire che la logica economica globale tende a imporre la messa a punto di regole omogenee, sicché la relativa giustificazione teorica possa rispondere ad un tracciato tutto interno ad un contesto socio-politico di base con ridotte varianti. Si vuol dire che l'appendice di un apparato normativo sulla sicurezza è da intendere come una sorta di
carattere adattativo che ciascun ordinamento assume per assicurarsi possibilità di sopravvivenza nella riduzione della propria singolare sovranità a seguito dell'abbattimento delle frontiere, una sorta di meccanismo biologico darwiniano di evoluzione al fine di garantire la circolazione delle merci con caratteristiche di sicurezza. E della sicurezza molto brevemente possiamo assumere sulla base della lettura della legge almeno quattro varianti di significato, proprio in sintesi quello di interesse oggettivo, insieme di doveri pubblicistici di intervento dello Stato, semmai il soggetto diventa il portatore di un ruolo sociale. Secondo profilo, quello di complesso di attività definite e coordinate dall'apparato pubblico. In terzo luogo, la sicurezza come adozione di strumenti e delle procedure richieste per il perseguimento dell'interesse generale. Ogni norma definisce una relazione adeguata tra la struttura agente, il processo operativo da un lato e gli obiettivi da raggiungere dall'altro. E infine la sicurezza come, insomma, in termini di logica di anticipazione, che premia l'adeguatezza a monte delle scelte organizzative rispetto all'imputazione a valle della responsabilità. È un principio ordinatore della materia in relazione al contributo di ciascuno alla sicurezza come infrastruttura sociale. Ecco, in una sezione si parla appunto di premio che l'ordinamento sollecita attraverso l'incoraggiamento alle imprese a formulare standard più severi, a raccogliere e conservare informazioni, a stipulare delle polizze assicurative per la responsabilità, a conformarsi alle norme di buona fabbricazione, ad attuare il protocollo di analisi dei rischi. Ma c'è anche un'altra parte che mi preme rilevare, quello di alcune norme che segnalano, a tutto svantaggio delle logiche normative e della corrispondenza ad esse di alcune soluzioni nell'esperienza europea, una discontinuità culturale per la raggiunta e superiore maturità in senso oggettivo del legislatore cinese rispetto agli obiettivi implicati nella realizzazione del programma di sicurezza. Cito almeno cinque norme che vanno in questa direzione. L'onere del fornitore dei servizi di ristorazione a rendere riconoscibili i processi di lavorazione e le informazioni relative agli ingredienti e alla relativa origine. L'obbligo dei gestori dei siti di commercio elettronico a registrare il nome o la ragione sociale degli operatori alimentari e di procedere alla sospensione dell'attività in caso di violazione delle regole sulla sicurezza alimentare. 3. Il diritto a conoscere chiaramente il riferimento all'impiego di tecnologie di produzione e di trasformazione che determinano una modifica genetica. 4. L'obbligo di riportare in etichetta l'origine geografica degli alimenti importati, tutti gli alimenti. Infine, l'opzione di richiedere in alternativa il risarcimento del danno a causa della non conformità di un alimento sia al distributore che al produttore. E ancora qualche appunto sullo statuto sanzionatorio, rispetto al quale si coglie subito una maggiore efficacia preventiva nella scelta di colpire il patrimonio illecitamente conseguito. I più gravi fatti sono oggetto di repressione, ma non solo per il disvalore della condotta rispetto alla lesione del bene individuale, quanto per i profili di turbativa sociale che quella lesione nasconde. E questo è uno dei profili sul piano teorico di maggior interesse nello studio, ravvisando nello svolgimento del rapporto dinamico pubblico-privato due percorsi di lettura coessenziali al pieno e integrale sviluppo della situazione soggettiva immanente a ciascun individuo nel contesto delle condizioni di vita della collettività. Una conferma si trae dall'articolo 4. Rispetto all'orientamento degli operatori alimentari ad osservare le regole in materia di sicurezza e in specie ad autodisciplinarsi in totale onestà, essere responsabili nei confronti della società e del pubblico, essere sottoposti al controllo sociale e assumere responsabilità sociali.
Non so se si debba cogliere in senso critico una certa promiscuità tra ambizioni etiche e traiettorie normative, ma da questo punto di vista si deve comprendere come la sanzione diventi uno strumento tendente a ristabilire la fiducia e a consolidare la fedeltà all'ordinamento giuridico, perché la sicurezza non riguarda solo i beni concreti dell'individuo, ma, come si diceva, l'idea di bene comune. E, citando per ultima una norma non minore per importanza, l'articolo 113, l'istituzione di un registro di affidabilità degli operatori alimentari, costituito da tutte le informazioni disponibili alle amministrazioni in ordine a licenze, controlli e indagini. Una norma che evidenzia l'affermazione di una logica secondo la quale il sistema della sicurezza alimentare possa dirsi tanto più efficace quanto più si presenti conforme a interessi e valori di reputazione. Emerge implacabile sul piano delle interferenze tra ordinamenti giuridici e processi di integrazione commerciale il dato oggettivo della frizione tra la cultura incorporata nel diritto cinese e quella fatta propria dalla regolamentazione europea nella prospettiva di accumulo, di sviluppo, di notevoli affinamenti della disciplina rivolta al consumo di alimenti all'interno di un mercato fortemente regolamentato e non invece lasciato, come spesso accade nell'ordinamento europeo, ad un governo di soft law. Infine, una prospettiva privilegiata, quella che ci lasciano la dottoressa Formichelli e il dottor Todi. Una prospettiva privilegiata che consente di vedere dall'esterno differenze e similitudini, dunque, sul piano storico tra gli ordinamenti, oppure la relatività dell'interpretazione dei concetti giuridici, ma in modo da comprendere culture, tradizioni, diverse e vicine, e quindi alla fine di poter sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale e di integrazione. Grazie. Ringrazio il collega per questa puntuale lettura che ha messo in luce alcuni aspetti proprio di integrazione, vorrei dire, fra prospettive che partono da punti di vista, culture diverse, ma che affrontano un tema, come quello che stiamo esaminando ora, che pur nelle differenze però è uguale, e fa incontrare i paesi su una serie di problemi, i paesi anche lontani, su una serie di problemi veramente comuni, e resi comuni da fattori tecnici legati alla produzione moderna che tutti abbiamo sperimentato. Chiedo al generale Vincelli, comandante di divisione dell'unità specializzata dei carabinieri in questa materia, di prendere la parola a un compito molto importante dopo gli interventi precedenti, e toccando un profilo ulteriore di questa complessa tematica. Grazie, generale. Grazie, professore. Un saluto doveroso al signor Presidente del Senato che ci ha salutati all'esordio di questo incontro, all'ambasciatore, a tutte le autorità presenti, ai docenti, ai professori, ai traduttori che hanno voluto tra i vari relatori la presenza di un carabiniere, perché molti di loro si domanderanno che significa, perché questo comandante della divisione unità specializzata, perché tutti si aspettavano di trovare il comandante dei NAS, presumo. Bene, fino a due giorni fa ero comandante dei NAS, ora, anzi, fino a due giorni fa ero comandante di me stesso e riunivo due funzioni, quella di comandante dei carabinieri per la tutela della salute e quella di comandante della divisione delle unità specializzate dell'arma. Praticamente è una unità che raccoglie, oltre ai carabinieri dei NAS, anche i carabinieri che si occupano della tutela del lavoro, della tutela del patrimonio culturale, Banca d'Italia, carabinieri presso la Banca d'Italia, e altre due specialità, elicotteristi e quant'altro, ma in questo, per questo ambito meno, diciamo, meno attinenti.
Ora, quella di stasera è una ottima opportunità che viene concessa ad un operatore di polizia nel campo della sicurezza alimentare di poter conoscere una importante normativa messa in piedi da una nazione di rilievo nello scacchiere internazionale. E naturalmente è interessante quanto appreso nella fase della traduzione, quando i nostri autori si sono cimentati nel indicare che l'esigenza di agevolare l'accesso dei prodotti locali nei mercati esteri si è strettamente correlata alla necessità di contrastare le gravi situazioni di emergenza rilevate in ambito nazionale. Ecco bene, queste emergenze a cui fanno riferimento i nostri traduttori sono un po' il punto di partenza del motivo di questo incontro, ma della storia che ha preceduto questo incontro, e anche la storia dei carabinieri e dei carabinieri dei NAS, perché indubbiamente non dobbiamo dimenticare quegli episodi che non hanno visto solamente il latte alla melamina, ma hanno visto, come citava il nostro carissimo professor Masini, altre violenze perpetrate alla salute dei cittadini, ma dei cittadini internazionali, non solo di quelli che interessati a singoli stati. Ora, orbene, è proprio questa evenienza, e in modo particolare per quanto riguarda l'Italia, qualcuno ricorderà il vino a metanolo, oramai appare un tema dimenticato. Bene, non lo dimentichiamo, o meglio, facciamo ogni giorno in modo da non farlo dimenticare né farlo ricordare a voi cittadini, perché i carabinieri dei NAS, istituiti nel lontano 1962, quando il nostro legislatore volle delle norme importanti volte alla tutela del cittadino. E quindi in questo il professor Masini, che tra l'altro è docente dei nostri corsi di specialisti dell'arma dei NAS, ricorderà la legge 283, se non vado errato, qualche cosa l'ho studiato pure io, e che chiaramente puntava un focus in Italia su un problema gravissimo, quella della sofisticazione alimentare, la possibilità per malfattori di mettere a repentaglio la salute del cittadino. Ecco che oggi, con particolare interesse, attenzione e anche con un non nascosta anche ammirazione nei confronti di uno Stato importante, vedere una legge particolarmente complessa e articolata, che in molti punti ci vede, operare in parallelo. Chiaramente il fatto di aver invitato un carabiniere significa capire perché. Ecco, i carabinieri dei NAS, come accennavo prima, istituiti in una determinata, in una ben individuata fase storica, avevano lo scopo di investigare, ma non investigare a valle delle lestofanterie che si consumavano sulle spalle dei cittadini italiani, ma a monte, quindi una unità investigativa che aveva il compito di ricercare lungo tutta la filiera, e se non vado errato più di qualcuno ha accennato della tracciabilità, ha parlato di filiera, ma la stessa legge sulla sicurezza alimentare cinese punta su un'analisi di tutto il sistema, dalla, come è ben chiarito nel famoso pacchetto della comunità europea che ha preso coscienza, diciamo anche in anni recenti, sulle criticità connesse a uno scambio commerciale non sempre aderente alle norme di correttezza commerciale per coloro che operano sul mercato,
e naturalmente ai danni della salute pubblica. Quindi quando parliamo di tracciabilità, quando parliamo di prevenire il danno, ecco che noi siamo perfettamente in linea con quello che è il fondamento delle norme concepite dai concepite in ambito europeo e che sono state cristallizzate nei vari regolamenti della Comunità Europea, a cui cui fanno riferimento moltissime delle novità e delle normative introdotte dalla legge sulla sicurezza alimentare della Cina. Ed è quindi, ecco per esempio, che quando si parla di prevenzione e ambiente sui luoghi di lavoro, che ormai per noi italiani è qualcosa di acquisito, quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro, per esempio, si fa riferimento alle qualifiche del nostro personale, bene, un immediato riferimento, io lo vedo nell'articolo 33 del capitolo 4, la produzione e gestione di alimenti, che impone ai produttori di alimenti di osservare gli standard della sicurezza alimentare in termini di luoghi adatti alla lavorazione, prevenzione dalle contaminazioni, utilizzo di imballaggi. Ora, non a caso ho parlato di luoghi adatti alla lavorazione, prevenzione delle contaminazioni, perché poi nella fase finale mi permetterò di sintetizzare quelle che sono le inosservanze che i reparti dell'ARM in AS hanno sostanzialmente e sistematicamente rilevato nel corso del loro intervento. Naturalmente quella dei luoghi di lavoro trova corrispondenza, quindi l'analisi, il riferimento della legge cinese trova tranquillamente riferimento nel regolamento 852 del 2004 del Parlamento europeo. In tema di cultura della prevenzione, i concetti di tracciabilità, igiene, benessere degli animali, il principio dal campo alla tavola, quindi dall'origine alla consumazione del prodotto cui facevo riferimento, e quindi anche i vari criteri che riguardano la valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione del rischio, ben individuati nella normativa europea e recepita da vari stati, trova tranquillamente un riscontro nella normativa cinese, che in tema di coscienza sulla sicurezza alimentare ha, diciamo, la nuova legge sulla sicurezza alimentare cinese trova giusta collocazione con gli emendamenti alla legge sulla tutela del consumatore, se non vado errato, misure amministrative sul ritiro dei prodotti alimentari adottati in Cina, la legge sugli annunci pubblicitari, quando parliamo poi di quella pubblicità ingannevole. E naturalmente sono normative che trovano ulteriore collocazione nelle disposizioni sull'amministrazione delle nuove varietà di additivi, sulla gestione delle licenze per la produzione degli alimenti e sulle regole generali per l'etichettatura dei cibi preconfezionati. Praticamente ho citato norme cinesi che vanno dal 2010 al 2011, relativamente giovani rispetto alle normative europee e a quella normativa italiana a cui ho fatto cenno in precedenza. Naturalmente, per un operatore di polizia, come dicevo prima, nel campo della sicurezza alimentare, la nuova legge cinese è interessante per il focus che fa sulla produzione degli alimenti al consumatore finale e le pene più severe nei confronti di coloro che violano le norme. E tra queste sono particolarmente interessanti, a proposito di destinatario finale, le 8 categorie di cibi sottoposti a procedure di supervisione delle qualità del processo produttivo. Latte in polvere, e naturalmente questa è la risposta che lo Stato cinese ha voluto dare a quella evenienza gravissima che ha visto vittime in Cina, bambini,
alle 8 categorie appartengono i prodotti caseari, le carni, i liquori cinesi, bevande e olio vegetale da cucina. Non viene trascurata neanche la vendita online, a cui va fatta una, la legge fa una specifica, fa specifico riferimento. Altra analisi interessante in tema di contenuti è l'articolo 14 che tratta del sistema nazionale di monitoraggio per la sicurezza alimentare a fine di monitorare l'insorgere di malattie, di prevenire i rischi per la sicurezza alimentare che fa pandan con l'articolo 36 del regolamento della CE, regolamento 178/2002, che tra l'altro istituisce un importante organismo di controllo per la sicurezza alimentare che è l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che tra l'altro abbiamo a Parma nel nostro territorio. Sono ancora interessanti l'articolo 42 che prevede il sistema di tracciabilità, sto parlando sempre della legge cinese, che fa riferimento, trova analogia nell'articolo 18 del regolamento CE numero 178 del 2002, ancora l'articolo 46 che tratta dei profili di controllo delle materie prime dall'acquisto alla consegna, che fa riferimento all'articolo 5 sempre del regolamento CE 852/2004, che rientra nell'ambito del pacchetto igiene. E a questo punto l'interesse specifico dell'operatore di polizia. Qualcuno si domanderà, ma siete interessati alla pena? Siamo interessati alla prevenzione, non alla pena. Però è importante che chi viola subisca il giusto rilievo, diciamo il giusto castigo, insomma praticamente con la salute dei cittadini, con la salute dei bambini, con la salute della gente, non si può scherzare, non si possono fare affari sulla pelle dei cittadini. E quindi naturalmente con interesse affrontiamo questa nuova legge che, per esempio, per quanto riguarda la tutela del consumatore, la precedente legge che prevedeva risarcimenti pari a 10 volte il prezzo del prodotto o del servizio, la nuova legge sulla sicurezza alimentare prevede 3 volte l'ammontare dei danni procurati. Per quanto riguarda gli additivi vietati, le attuali sanzioni vanno da 15 a 30 volte il valore del prodotto che è stato immesso in commercio, fino, per non tediare eccessivamente, fino al caso di cibo contraffatto prodotto in violazione delle norme igieniche e che produca danni alla salute dei consumatori, il produttore sarà punito anche secondo la legge penale. Nella legge sulla sicurezza alimentare ho osservato una gradualità delle sanzioni, da sanzioni lievi fino a sanzioni che prevedono 3 anni di reclusione sino all'ergastolo. Quindi è un sistema normativo che si colloca opportunamente in un contesto internazionale evoluto, dove alla condotta illecita corrisponde una sanzione pari e calibrata al tipo di condotta praticata. Interessante è il sistema dei premi riconosciuti per i consumatori che denunciano illeciti. Qualcuno mi dirà, dice, ma in Italia? Beh, in Italia penso che tutti abbiano sentito parlare di sicurezza partecipata. La sicurezza partecipata significa coinvolgere, essere vicino al cittadino, ma coinvolgere il cittadino nella propria sicurezza.
questo strumento normativo certifica, stabilisce premio per chi collabora. Per ritrovare un qualche cosa nel sistema italiano particolarmente significativo nel campo della sicurezza alimentare, dobbiamo andare alla legge salva olio numero 9 del 2013. Perché è importante? Perché questa legge italiana consentiva alle forze di polizia di poter operare con strumenti nuovi, intercettazioni, sistemi di controllo, perché altrimenti di fronte a illeciti in questo settore, chiaramente gli strumenti di contrasto erano ben scarsi. L'Italia ha un disegno di legge Caselli, che vede una riformulazione dei reati dell'agroalimentare volta a prevenire la consumazione di reati in questo settore, garantire il cittadino, naturalmente con dare alle forze di polizia gli strumenti necessari per poter svolgere il proprio compito. Legge che ancora però non ha visto la luce perché al vaglio naturalmente delle varie camere. Questo disegno di legge Caselli prevede un aspetto interessante, le pene accessorie. Bene, nella legge cinese, nel capitolo 9, in ordine alla responsabilità legale, è prevista, tra le altre iniziative, proprio la confisca dei beni, dei prodotti realizzati, naturalmente, nei confronti di coloro che hanno violato la norma penale, che hanno violato la legge a cui stiamo facendo riferimento. In conclusione, come responsabile di più strutture votate soprattutto alla prevenzione, va detto che indubbiamente la conoscenza di normative articolate e per taluni aspetti complesse è importante, perché oggi l'operatore di polizia, il carabiniere, non è più e solo carabiniere a tutela del cittadino italiano, ma di tutti i cittadini. I fenomeni che investono il settore agroalimentare sono, parlo dei fattori negativi, parlo delle violazioni, sono trasversali agli stati. Sono sempre più frequenti le intese tra soggetti appartenenti a vari stati sui quali ci siamo dovuti, impegnare per disvelare le condotte illecite e naturalmente assicurarli alla giustizia. Ma è sempre più frequente la sinergia tra soggetti italiani, tedeschi e di altri paesi europei e non solo. Quindi ben venga una normativa anche in Cina che focalizza aspetti molto importanti. Da ultimo, nel periodo 2014-2016 i NAS hanno compiuto 109.000 ispezioni e hanno rilevato circa 36.000 non conformità, quindi siamo intorno al 33%. Naturalmente, quando parlo di non conformità, parlo di violazioni di carattere penale, ma anche di violazioni di carattere amministrativo. E per curiosità di qualcuno, faccio un cenno: nel campo delle frodi in commercio le contestazioni sono state 1736, pari al 19% del totale
delle violazioni di carattere penale. Le adulterazioni e la contraffazione di alimenti, 939, pari al 10%. L'igiene degli alimenti, 2207, pari al 24%. Per quanto riguarda invece le violazioni amministrative, siamo, per quanto riguarda etichettatura e tracciabilità degli alimenti, cui si interessa anche la legge cinese, abbiamo avuto 4.465 violazioni, pari al 9% del totale delle violazioni amministrative, mentre le carenze igienico-strutturali sono state, ecco perché mi sono permesso di accennare agli ambienti di lavoro naturalmente, 33.992, siamo intorno al 69%. E andiamo dalle carenze minimali a quelle più complesse, quelle ove la presenza di roditori e quant'altro, che tra l'altro la legge cinese cita espressamente in uno dei vari articoli cui abbiamo fatto riferimento. Io ringrazio tutti dell'attenzione e mi scuso di scappare perché oggi abbiamo la cerimonia del 203° anniversario dell'Arma dei Carabinieri e quindi eccellenza mi vorrà scusare della mia di partita anzitempo. Buona serata a tutti e grazie. Desidero ringraziare ancora il generale Vincelli per la sua ricca esposizione che ha sottolineato risultati, anche se in certi casi penosi, gli ultimi numeri sono restati impressionanti, ma anche l'impegno, l'attenzione, la puntualizzazione delle nostre leggi sul problema della prevenzione che era già stato, che un po' ha costituito un filo conduttore, direi, generale di tutti gli interventi. Prima di dire due parole di saluto e di congedo, vorrei chiedere ai dottori Toti e Formichella se vogliono dirci loro due parole ancora. Approfitto di questa occasione semplicemente per alcuni ringraziamenti. Anzitutto un ringraziamento al Presidente del Senato per la possibilità che ci ha offerto di questa presentazione e per le belle parole che ha speso nei nostri confronti. Un ringraziamento all'ambasciatore cinese, Li Ruiyu, che ci ha onorato della sua presenza in questa occasione di diffusione della conoscenza del diritto cinese in Italia, il professor Sandro Schipani, che è il nostro maestro da sempre ed è il nostro punto di riferimento negli studi e nelle ricerche. A tutti i relatori per la disponibilità di intervenire e la profondità degli interventi che hanno presentato. Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, anche per l'affetto che mostrano nei nostri confronti. E infine un mio ringraziamento personale ad Enrico per la collaborazione, il supporto e l'amicizia che mi offre da tanti anni. Grazie. Poche parole. Desidero anch'io ringraziare
sia a nome di tutti, sia personalmente il Presidente del Senato, onorevole Pietro Grasso, per l'ospitalità e il saluto che ci ha dato, ricco di spunti, l'ambasciatore della Cina, Liu Ruyu, che ha presenziato a tutti i lavori e ha fatto un intervento iniziale illuminante. Gli ambasciatori Iannucci e Bradanini, che hanno voluto gentilmente anche loro essere presenti e che mi ricordano precedenti occasioni di collaborazione. Desidero anche ringraziare la collega Timoteo, che ha accettato di fare questa corsa per stare con noi in questo momento, i relatori, la professoressa Sun, il professor Masini, il generale Vincelli, che con le loro diverse competenze ci hanno illustrato profili centrali della problematica di questa legge sulla sicurezza alimentare, e i dottori Formichella e Toti, che hanno organizzato l'evento e prima di organizzare l'evento hanno tradotto la legge, che è stata una fatica, un impegno, è un momento credo anche di crescita per loro. Dedico queste mie due poche parole alla collana, diritto cinese, sistema giuridico romanistico, che ho avviato, come è stato ricordato, 15 anni fa, insieme al dottor Terracina, e che è cresciuta soprattutto grazie al lavoro presente in molti volumi, nella maggior parte dei volumi, di Formichella e Toti. La collana include una serie di leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, a cui si affiancano alcuni altri volumi, uno dei quali mi è assai caro e raccoglie alcuni scritti di diversi autori pubblicati in diverse sedi e in esso riuniti. È stato usato, credo, abbastanza anche nella didattica. I volumi sulle leggi iniziano, come già stato ricordato, dalla legge sui contratti, Formichella Toti. E a proposito di questa legge, mi permetto una piccola osservazione che si collega a quanto accennerò dopo. Il codice civile italiano era stato appena tradotto in cinese. Anzi, la legge che doveva essere approvata un certo anno è stata per altri motivi rinviata e nel frattempo è stata possibile per gli autori del codice stesso, i giuristi che vi hanno partecipato, gli autori della legge stessa sui contratti che vi hanno collaborato, leggere con attenzione il codice civile italiano appena tradotto. E devo dire che a un piccolo controllo su alcuni pochi articoli iniziali svolto sempre da Toti e Formichella abbiamo potuto constatare che il legislatore aveva letto con attenzione il libro quarto del nostro codice civile. Ma la direzione della mia riflessione andrà, lo anticipo già, un po' oltre. I volumi successivi toccano varie materie, dal matrimonio, le adozioni, le successioni, il trust, le garanzie delle obbligazioni, i marchi, i brevetti, il diritto d'autore, il commercio con l'estero, la legge sulle società, in rapporto alla quale abbiamo altresì realizzato un convegno di cui pure sono stati pubblicati gli atti, la legge sui diritti reali, su cui pure abbiamo realizzato due convegni pubblicando gli atti, perché lo studio di essa era molto interessante, queste traduzioni erano occasioni, come è stata questa, di riflessione ulteriore. La legge sui brevetti e quella sulla sicurezza alimentare sono state poi appunto riprese perché le modifiche in una società così dinamica, in trasformazione come quella cinese attuale, sono rapide, il legislatore segue, cerca di anticipare. Il prossimo volume riprenderà la legge sulle società che ho citato prima, le cui modifiche accompagnano i rapidi cambiamenti della struttura del mercato in Cina. Vorrei dire che spero che un volume
In futuro si è dedicato al codice civile cinese, la cui parte generale è stata approvata di recente, il 15 marzo scorso, e ad essa dedicheremo un congresso a Bologna e a Roma il 3 e il 4 ottobre prossimi, a cui tutti siete già fin da ora invitati. Il cambio di editore, i primi volumi sono stati pubblicati con Giappi Kelly, ora con Walter Kluwer, CEDAM, offre anche un è stato fatto perché il nuovo editore offre un servizio di database dove i volumi stessi possono essere facilmente accessibili da ogni parte del globo e possono essere quindi facilmente scaricati. E siccome sono volumi che non servono solo allo studio universitario, anche se certo quella meticolosa puntualità di mettere il testo a fronte richiama molto all'attenzione nostra di studiosi, però l'utilizzabilità anche da altri è importante. Anche se io stesso, coordinando una traduzione del Digesto di Giustiniano dal latino all'italiano, mi occupo da vicino del problema del tradurre testi giuridici, non intendo affrontare il problema del tradurre in cinese o dal cinese sotto il profilo linguistico, problema per il quale non ho la competenza specifica. Tanto è vero che mi sono avvalso per la lingua cinese sempre di preziosi e competenti collaboratori, Formichele Toti, ma all'inizio Terracina e ora da ultimo la dottoressa Colangelo, la quale ha anche affrontato un interessante studio che si vedrà fra qualche anno se ha colto punti interessanti, perché ha esaminato trasformazioni, ossia l'incidenza della struttura sintattica di frasi in latino nella traduzione in cinese. Problemi che evidentemente richiedono una competenza specifica, che io non ho. Voglio segnalare un significato di quest'opera di traduzione di leggi cinesi e di una collana di traduzioni di leggi dal cinese all'italiano. La mia collaborazione con i colleghi cinesi è iniziata per tradurre fonti di diritto romano dal latino al cinese. Questo programma si è avviato alla fine del 1988, inizio 1989, su proposta dei colleghi cinesi. Esso ha prodotto un risultato che un collega cinese ha qualificato come la seconda ricezione del diritto romano in Cina. La prima ricezione era stata quella avviatasi all'inizio del secolo scorso, sulla base delle letture francesi, tedesche e giapponesi del sistema del diritto romano stesso e dei codici. Tale avvio più remoto ebbe vicende complesse. Si rinnovò con la Repubblica e con il codice cinese degli anni 30, ancora in vigore a Taiwan. Si rinnovò con l'instaurazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 e si rinnovò ulteriormente nel 1978, dal 1978. Da quest'ultimo orientamento verso il sistema del diritto romano è scaturita una richiesta di poterlo rimeditare dal principium, non solo dalle riletture, come ho detto, francesi, tedesche e, alla dipendenza di queste, giapponesi. Cioè la richiesta di fonti in latino, e da ciò nacque la nostra collaborazione. Si noti però che quando venne la prima studiosa cinese a Roma mi portò un libro, era la traduzione in cinese delle istituzioni di Giustiniano che già avevano appena pubblicato. Era una traduzione dall'inglese, però era pur sempre la traduzione delle istituzioni di Giustiniano. Questo orientamento non si fermò peraltro alle fonti antiche, si allargò ai nostri codici civili, ai nostri codici italiani, codice civile, penale, di procedura penale, e da ultimo, è appena stato pubblicato, non l'ho ancora avuto fra le mani, il codice di procedura civile. E noi sostenemmo altresì l'allargamento ad altri codici civili del sistema del diritto romano, quello dell'Argentina, quello del Cile, Colombia, Ecuador,
quello più recente del Perù, quello del Brasile, oltre che ai codici, per così dire classici, i colleghi cinesi sono attenti anche ai nostri codici o leggi, come quello sulla tutela dei beni culturali e paesaggio e quello sulla tutela dell'ambiente, settore per i quali stiamo sostenendo dei colleghi in collaborazione con altri dell'Università del Popolo da cui proviene la collega che oggi ha fatto la relazione. Questo lavoro era affiancato dalla formazione di giovani giuristi. Sono stati fino ad ora circa 60, che ora sono docenti in oltre 15 università cinesi. Questa prospettiva, che risaliva alle fonti antiche, si allargava l'orizzonte su tutto il sistema, è stata appunto quella che il collega cinese ha voluto qualificare come la seconda ricezione. Ma io desidero segnalare un passo ulteriore, che qualificherei come una comune collaborazione all'accrescimento del sistema. Il diritto che si viene producendo in Cina in questi anni è di grande interesse e la conoscenza di esso in Italia ha certo un valore anche pratico di conoscenza del diritto di un grande paese al quale siamo uniti, oltre che da rapporti indiretti più remoti dalla Via della Seta, lungo la quale si sono sviluppati nel passato e oggi crescono in misura mai verificatasi precedentemente l'incrociarsi e incontrarsi di persone, gli scambi di beni culturali e materiali. Di questa comunicazione vorrei però sottolineare un aspetto che rischia di sfuggire. L'attenzione al sistema giuridico in senso proprio e pieno, in quanto sistema teso alla ricerca, come diceva il giurista romano Celso, di ciò che è buono e produttivo di uguaglianza, richiama infatti alla necessità di approfondire una dimensione ulteriore del nostro mondo, della nostra civile comunicazione, che è in grande dilatazione. La Lex Ali Loci, la legge di un altro luogo vicino sotto il profilo della comune ispirazione al sistema del diritto romano, diventa parte di una reciprocità già sperimentata e oggi stesso nelle relazioni è emersa questa vicinanza delle leggi, questa utilità di ispirarsi reciprocamente. Ed è anche base di ulteriori sviluppi verso l'armonizzazione intorno a comuni principi già esistenti, ma di cui è necessario il costante aggiornamento e accrescimento. Di più, il diritto che si viene oggi producendo in Cina è parte del costruire insieme un diritto comune. Ed è anche questa prospettiva di collaborazione reciproca e aperta che ci ha guidato, oltre che a collaborare nel tradurre dall'italiano al cinese, come ci era stato richiesto, anche a tradurre leggi cinesi in italiano e a dedicarvi studio, convegni, con la consapevolezza che esse entrano a far parte dell'accrescimento attuale dell'intero comune sistema, con la consapevolezza che esse concorrono al miglioramento, riadeguamento, costantemente, quotidianamente necessario, dei principi generali del diritto, del comune diritto, dei diritti a cui il Presidente Grasso ha fatto anche riferimento. Così questa assunzione della dimensione del sistema quale diritto che viene accrescendosi con il contributo di tutti i giuristi e di tutti i popoli che ispirano in tutto e in parte adesso il proprio ordinamento e che è sistema che è virtualmente vigente per tutti i popoli, si è inserita nel contesto della crescente globalizzante interazione fra mercati nazionali che hanno in parte cessato di essere tali. I campi di possibile impegno si sono estesi, in effetti alcune delle trasformazioni in atto coinvolgono in una dimensione comune sempre più estesi i settori della vita, le res omnium, l'aria, l'acqua che scorre,
per usare l'espressione delle istituzioni di Giustiniano, le fonti di energia, la necessità di rielaborazione del principium, dei principi generali del diritto, dei molti diritti comuni e del diritto delle genti, del diritto romano comune, è cresciuta e al crescimento del sistema è indispensabile il contributo dei punti di vista che emergono da tante posizioni differenti. Di questo crescimento sono certo attori il legislatore e i giuristi della Cina. Si potrebbe dire che il dialogo produce arricchimento in entrambe le direzioni, Italia e Cina, ma vorrei dire che esso è virtualmente aperto in tutte le direzioni e che anche la nostra lingua italiana, perlomeno, ma direi non solo, nell'ambito del diritto è capace veicolo di questa pluralità. Grazie a tutti. Dichiaro allora chiuso questo nostro incontro, vi ringrazio ancora tutti per la partecipazione, saluto l'ambasciatore a nome di tutti e a una prossima occasione. Grazie.